E benvenuti e benvenute, qui è Dalkan che parla, signori miei. Oggi andremo a parlare della build che attualmente sto utilizzando, perché la mia build è partita con quella del maestro Vujo e poi è cambiata drasticamente. Siccome tutti voi mi state chiedendo nei commenti come fai ad utilizzare questa cosa, perché mai con te funziona così e con me non funziona, vi spiego cosa abbiamo modificato nel tempo. Allora, non fateci caso a tutti questi leggendari che mi trovo nell'inventario, ma ho il forziere decisamente pieno e ancora non ho fatto spazio. Quindi iniziamo subito col parlare del nostro gear. Abbiamo l'elmo con un'infusione che danneggiare praticamente un elite conferisce una barriera. Questa barriera ci permette appunto di assorbire questi danni, perché noi abbiamo sempre la caratteristica di beccare un casino di danni da rogue, essendo spesse volte in melee. Noi fondamentalmente giochiamo solo melee e quindi serve sempre una barriera. Abbiamo la vita massima, la destrezza, tutte le caratteristiche e soprattutto, cosa molto importante, il tempo di recupero ridotto delle abilità. Andando avanti sulla corazza, abbiamo l'infusione che dice: le abilità base forniscono una riduzione dei danni del 20% per 5,5 secondi. Questa è importantissima perché noi utilizziamo continuamente abilità base per mettere vulnerabilità. Quindi è OP questa cosa per noi, serve a prescindere da qualunque tipo di build per il mio. Cosa molto importante sulla corazza, anche qui abbiamo un aumento dell'armatura e dei danni ridotti. Quindi è importantissimo cercare sempre di trovare questo tipo di stats proprio per evitare le problematiche, come la riduzione dei danni dai nemici lontani, perché dobbiamo entrare nel fight e se entriamo nel fight dobbiamo essere nella condizione di arrivarci, perché se prendiamo un danno ancora prima di entrare e ci shotta, quello è un grande problema. Abbiamo chiaramente la riduzione dei danni durante gli effetti debilitanti, che sono le nostre gemme, e ne mettiamo due. Il gel ardente, questo è un unico molto interessante proprio perché sopperisce a quel problema che abbiamo noi, cioè non abbiamo mai trovato i penitent in questa run, almeno fino ad ora. Siamo livello 89, non siamo ancora riusciti a trovarli. Colpo fortunato, fino al 24% di probabilità di congelare i nemici per 2 secondi. Ottima cosa, perché poi dice anche il colpo fortunato ha fino al 5% di probabilità di rigenerare il 15,8% della risorsa principale, che è tanta roba. E in più abbiamo che i danni da freddo vengono aumentati. La cosa importante però che vedo qua nei guanti è una delle cose che serve di più di tutto nei guanti, ovvero la probabilità di colpo critico, e abbiamo fino al 9,8%. I gambali, i colpi critici con le abilità di tiro di precisione hanno una probabilità massima del 58% di fornire un'ombra manto scuro gratuito. Raga, semplicemente andando a vedere questo tipo di abilità, tiro di precisione, vedete i video sui tags che vi ho fatto. Se andate a vedere sotto perforazione c'è scritto proprio base e tiro di precisione. Con perforazione noi possiamo, con i colpi critici di perforazione, andare a avere questo tipo di probabilità, questa percentuale 58% di fornirci un'ombra di manto scuro. Cos'è l'ombra di manto scuro? Semplicemente è questa qui, ve la faccio vedere all'istante. Ti circondi di massimo 5 ombre, beh in questo caso sarà una, ottieni l'8% di riduzione danni per ombra attiva. Ogni volta che subisci danni diretti, questi danni si riducono a un'ombra e un'ombra si consuma. Molto molto buona per evitare quelle problematiche che subiamo molto spesso, no? Cioè un danno continuo. Ci mettiamo anche la riduzione danni durante gli effetti debilitanti con le gemme e così via. Qui non abbiamo i classici penitent, quindi noi abbiamo deciso di inserire, quindi modificare ulteriormente il tutto. Abbiamo un'infusione. I nemici raggelati colpiti dalle tue abilità di bomba hanno una probabilità equivalente al doppio della tua probabilità di critico di venire congelati istantaneamente per 2 secondi. Infliggiamo il 18% di danni critici aggiuntivi contro i nemici congelati. Quindi cosa facciamo? Non solo noi andiamo a congelare, quindi col colpo fortunato, in più aumentiamo questa probabilità del doppio grazie alla nostra probabilità di colpo critico, e inoltre faremo anche più danno a quei nemici, cioè il 18% di danni critici in più. Le bombe sono queste, poi ci andremo a vedere. Abbiamo questa meravigliosa balestra, secondo me non è il DPS più alto del mondo, però mi piace tantissimo per quel che vedo, ovvero una destrezza molto alta, danni periodici che a noi servono per via del veleno, tutte le caratteristiche che servono per proccare
trovare tutti quei glifi, quei nodi che sono leggendari e che richiedono il secondo, ma che richiedono altri tipi di caratteristiche che normalmente noi non andiamo ad aumentare. E poi abbiamo i danni delle abilità base a più 96%, dato che noi utilizziamo come sempre perforazione. Abbiamo inoltre naturalmente la nostra Twisting Blades, che ci fornisce, se, come voi ben conoscete Twisting Blades, queste lame che orbitano brevemente per tornare da te, infliggono il 30% di danni al loro ritorno per colpo. In base alla distanza percorsa i danni aumentano del 60% dei danni del ritorno, sempre ottime. E qui chiaramente sulle armi vanno utilizzate sempre queste gemme per aumentare i danni critici ai nemici vulnerabili. Ora, questo è l'amuleto che stiamo utilizzando, però io ogni tanto faccio uno swap tra questo e questo qui. Allora, perché? Perché da un lato mi piace avere più danni ed aumentare ancora di più i danni dell'abilità di infusione. D'altro canto, quando facciamo dei dungeon parecchio pesanti, quindi quelli che effettivamente ci vanno molto più male, è vero che bisognerebbe tenere questo slot, secondo me, l'amuleto molto più per aumentare i danni, riduzione dei tempi di recupero e tutte queste cose qua, pure l'aumento della velocità di movimento. Però, raga, è anche vero che tante volte prendiamo così tanto danno da non riuscire a reggere in un determinato dungeon, quindi siamo costretti poi a prendere un amuleto di questo genere, quindi cercare di sopperire a quel problema. Comunque noi abbiamo sempre l'infusione che dice: ottieni lo 0,75% di armatura aggiuntiva per 4 secondi quando infliggi qualsiasi forma di danno, fino a un massimo del 75%. Quindi capite bene che se adesso abbiamo 6676 di armatura, poi con questo genere di infusione andiamo a salire del 75%, quindi ottimo per noi. Sugli anelli si può dire probabilità di colpo critico, danni da critici e danni da frastornamento. Sono le cose che per adesso mi importano, anzi scusate, danni dai nemici sotto l'effetto di raggelamento, che è quello che mi importa di più. Abbiamo l'infusione che i colpi critici con le abilità primarie aumentano la velocità d'attacco del 25%. Quando andremo a utilizzare Twisting Blades, colpi critici appunto di queste abilità aumenteranno la velocità d'attacco del 25%, quindi il nostro DPS. L'altro anello ha vita massima, perché ci dava una grossa mano, probabilità di colpo critico e danni ai nemici vicini e tutto quello che può servire. La potenza degli effetti delle tue abilità di infusione è aumentata del 38% contro i nemici vulnerabili, quindi applichiamo vulnerabilità e poi facciamo molto più male con le infusioni, perché noi utilizziamo attualmente l'infusione da veleno. Sulle armi abbiamo un'arma con un discreto DPS, 1297. Ci dà la destrezza, tutte le caratteristiche e danni sotto l'effetto di raggelamento, come vi dicevo stiamo puntando a fare un pochino più di danno e così via. Le abilità infliggono fino al 20% di danni aggiuntivi in base alla risorsa principale disponibile al momento dell'utilizzo, ricevendo i vantaggi massimi quando la risorsa principale è al completo. Quando siamo al massimo noi faremo molto più danno. È sempre bene cercare di aumentare un pochino la nostra risorsa. Infatti io sto cercando di trovare la quadra per cercare di migliorare ancora di più l'energia. Condanna, le tue abilità primarie infliggono fino al 40% dei danni aggiuntivi spendendo 3 punti combo. Le tue abilità base che sfruttano quest'arma hanno una probabilità del 30% di generare 3 punti combo. Come vi dicevo, tutto va a proccarsi con puncture e lame serpeggianti. Quindi noi utilizzando praticamente puncture possiamo sfruttare questa probabilità del 30% di generare i nostri punti combo. E poi con i punti combo, utilizzando Twisting Blades, andiamo ad aumentare il danno grazie ai punti combo stessi. Questo è il gear, signori miei. Adesso andiamo a vedere la specializzazione, che chiaramente deve essere punti combo, altrimenti non potrebbe, lasciatemelo passare, combare con condanna. Dobbiamo per forza utilizzare quello. Se volete utilizzare appunto condanna, altrimenti potete anche fare scelte totalmente differenti dalle mie. Allora, andiamo adesso a vedere le abilità dell'albero, appunto, dello skill tree. Allora, queste sono le classiche, quindi perforazione che dà vulnerabilità, Twisting Blades che è la solita, qui chiaramente abbiamo solido e assalti prosciuganti. Non sto qui a farvi perdere troppo tempo perché qui ho cambiato poco e niente, quindi passo d'ombra per stordire. Abbiamo dominio delle armi perché ci fa aumentare il danno delle armi stesse, quindi facciamo più danno, quindi in percentuale ricordatevi che stiamo moltiplicando il danno. Abbiamo concussione, che è molto utile perché dopo aver spinto indietro o fatto cadere un nemico la probabilità di critico contro di lui aumenta del 12%, ed è utile perché noi facciamo cadere grazie alla trappola avvelenata. Poi abbiamo: quando infliggi danni critici a un nemico effetto da frastornamento cadrà a terra per un secondo. Poi abbiamo: quando infliggi danni critici a un nemico effetto da frastornamento cadrà a terra per un secondo.
mondo abbiamo che il tempo di recupero di illusione si riduce di 0,5 quando infliggi frastornamento a un nemico e così via. Qui abbiamo utilizzato appunto la bomba fumogena. Andiamo sul core perché stiamo cambiando tutto. Ve l'ho detto, io sto seguendo anche delle volte i vostri consigli. Quando vedo qualcuno che mi dà una dritta su qualcosa, io cerco anche di comprendere se effettivamente possiamo inserirlo anche nella nostra build, perché io ho sempre voglia di cambiarla. Quindi questa non è una build definitiva, è una build che è in continuo cambiamento. E fino adesso siamo riusciti ad arrivare al 60. E devo essere sincero, non ho ancora provato a salire di più, nonostante abbiamo aumentato decisamente il nostro danno. Quindi potremmo fare più del 60. Cosa abbiamo? Il nostro frastornamento. Perché è importante il frastornamento, signori miei? Perché? Perché va esattamente a combare con attacchi ingannevoli. Quindi quando infliggi danni critici a un nemico effetto da frastornamento, cadrà a terra. Se cadrà a terra, e ve lo ripeto, la probabilità di critico contro lui aumenterà del 12%. E così via. Con un'illusione infliggi danni al frastornamento, e abbiamo già capito. Quindi cosa facciamo? Bomba fumogena rinforzata. I nemici colpiti da bomba fumogena subiscono il 15% di danni aggiuntivi da te. Capite bene che facciamo anche più danno ai nemici che vengono colpiti dalla bomba direttamente. Poi io sto utilizzando che i danni diretti ai nemici affetti a bomba fumogena hanno fino al 25% di probabilità di ridurre il tempo di recupero di un secondo o di tre se il nemico è vulnerabile. Ma potreste anche volendo utilizzare se un nemico è vulnerabile, rallentato o raggelato, colpirlo con bomba fumogena gli infliggerà frastornamento per il 20% più lungo. Questa è a vostra discrezione, io attualmente sto preferendo questa. Chiaramente la nostra trappola avvelenata, perché noi abbiamo continuato a mantenere la board delle trappole, strautile non solo perché riduciamo i danni che andiamo a prendere dai nemici sotto l'effetto di avvelenamento, ma in più perché facciamo più danno ai nemici sotto le trappole, e poi perché chiaramente ci serve trappola avvelenata per farli cadere e approccare tutto il resto. Continuiamo, abbiamo opportunismo, infligge il 18% di danni aggiuntivi contro i nemici in salute o feriti, mi sembra base questa. Il veleno, che chiaramente infondiamo le armi da veleno, e ho preferito non solo aumentare e la durata del veleno in infusione aumenta di un secondo, ma scegliere la parte che dice infliggere colpi critici con abilità infuse di veleno, infligge il 75% di danni da veleno aggiuntivi. Poi scendendo verso questo lato mi piace molto perché i nemici avvelenati infliggono il 15% di danni in meno. In più la velocità d'attacco aumenta del 3% per ogni nemico che abbiamo avvelenato fino a un massimo del 15%, quindi aumentiamo anche il nostro DPS e infliggiamo il 3% di danni da veleno aggiuntivi. Perché non abbiamo altri punti, altrimenti avremmo messo molto di più. Qui abbiamo fino al 10% di probabilità di ottenere 8 di energia. Qui io sto cercando di vedere con il colpo fortunato se ogni tanto andrò a fare qualche cambio, perché vi ripeto, ogni tanto soffriamo un pochino della mancanza di energia. Poi abbiamo padronanza delle trappole. Quando trappola avvelenata o trappola immortale si attivano, la probabilità di critico contro i nemici vulnerabili o sotto effetti debilitanti aumenta del 12%. Quindi ulteriormente 12% di probabilità di critico. Quando ti muovi la tua digenerazione aumenta del 5%, qua vorrei aumentarlo, come vi ho già detto sto cercando di capire come fare. Quando hai almeno il 50% dell'energia massima la tua velocità di movimento aumenta del 15%, e quando hai meno del 50% di energia massima la tua velocità d'attacco aumenta del 15%. Quando ci troviamo nella situazione che abbiamo meno energia facciamo anche più danno. Inizialmente noi avevamo esposizione perché era secondo me utilissima, mi trovavo molto bene per via del tempo di recupero delle trappole, per le bombe stordenti che davano una mano a tutto il resto per stordire e così via, e ritengo ancora sia utile, quindi prendetela questa cosa come una scelta totalmente personale. Ho fatto un piccolo cambio di rotta e ho preferito mettere questa qui, cioè le tue abilità di sgozzamento forniscono un accumulo di impeto per 8 secondi, se colpiscono un nemico stordito, frastornato o congelato, colpiscono un nemico alle spalle, quando hai 3 accumuli di impeto ottieni una riduzione dei danni superiore al 20%, una rigenerazione dell'energia superiore al 30% e una velocità di movimento superiore al 15%. Devo dire che mi sto trovando abbastanza bene. Ora, e qua c'è da divertirsi, signori miei, perché? Perché come vi dicevo è tutto molto personale, non ho visto una build e deciso di farla identica. Quando ho seguito la build del maestro sono arrivato a un certo punto e poi ho totalmente cambiato il tutto. Quindi per ora ho preso questi glifi qua che adesso andremo a vedere. Qui ci ho messo un danni da veleno. Perché? Perché naturalmente noi abbiamo voluto potenziare le nostre infusioni. Gli effetti che infliggono i danni da veleno hanno una probabilità del 10% di infliggere il doppio dei danni per tutta la propria durata. Ho seguito da questo lato per andare a fare tutta la parte delle trappole e chiaramente abbiamo imboscata mortale. Infliggi il 23% di danni critici aggiuntivi a nemici effetti da una delle tue abilità trappole.
utilizzavamo prima l'abilità trappola mortale, adesso non la stiamo utilizzando più, però comunque continua ad esserci trappola velenosa. Quella trappola ci permette di fare ancora più danno e io ho scelto di inserire un altro glifo, che questo fa parte invece delle abilità di sgozzamento. Se usi un'arma in mischia subisci il 10% di danni in meno. Quindi non solo aumentiamo i danni dell'abilità di sgozzamento, in quanto Twisting Blades è un'abilità di sgozzamento, ma in più prendiamo anche il 10% di danni in meno, che è qualcosa da non sottovalutare. Poi chiaramente qui abbiamo abilità danni a sgozzamento aumentate, trappole aumentate con i nemici effetti da trappola aumentate prendono più danno, riduzione dei tempi di recupero, abbiamo riduzione dei danni ricevuti dai nemici effetti dalle trappole, e quindi noi mettiamo la trappola, prendiamo meno danno, facciamo più danno e riduciamo i tempi di recupero e così via. Andiamo da questo lato, abbiamo inserito che i danni ai nemici in salute sono del 50%, e capite bene che il 50% di danni in più è tanta ma tanta roba. Il glifo che ho preferito utilizzare qui è stato ingannevole, quindi riduzione dei danni subiti dai nemici sotto effetto di rallentamento 7,4%, ma quello che mi interessava era danni ai nemici sotto effetti debilitanti del 28,4%. Quando colpisci un nemico con un attacco che infligge effetti debilitanti, i danni che subisce da te aumentano del 2% fino a un massimo del 10%. Ho messo questo glifo, non è detto che voi non possiate cambiarlo perché è buono, però può esserci anche di meglio, quindi ve lo dico sempre, testate, io sto testando un pochino di tutto, li porto un po' in alto e poi ci rendiamo conto come funziona il tutto. Però perché mi piace questo? Perché fornisce un bonus del 126% a tutti i nodi magici a portata, quindi in questo caso forza, riduzione dei danni subiti, riduzione dei danni dei nemici sotto effetto di rallentamento, danni ai nemici sotto effetti debilitanti, intelligenza, danni ai nemici sotto effetti debilitanti e così via. Quindi siccome qua ce n'erano tanti a portata, per adesso ho preferito fare così, ed è molto personale, ve lo ripeto, testate per capire se funziona qualcosa, non fidatevi e basta. Abbiamo poi il colpo basso, infligge il 5% di danni aggiuntivi per ogni nemico vicino sotto effetti debilitanti fino a un massimo del 25%. Noi creiamo appunto sempre effetti debilitanti e quindi andremo a fare il 25% di danni in più teoricamente. Riduzione danni subiti dagli elite 13%, armatura 100, quindi questo ci dà una mano. Poi abbiamo il bonus di riduzione dei danni subiti dagli elite del 6,5% se i requisiti vengono rispettati, e noi li abbiamo rispettati. Qua ho flippato la board per cercare di renderla più adatta a quelle che appunto fossero le mie esigenze. Sono arrivato fino a qui perché volevo i danni dalle abilità infuse, perché avendo deciso poi col tempo di inserire delle infusioni, a quel punto ho voluto dare finalmente sfogo alla build, perché inizialmente era stato soltanto un vezzo, ho detto proviamo un attimo a inserire delle infusioni in più, vediamo come ci troviamo con l'infusione di veleno. È soltanto che all'inizio ci portava dei danni, ma non così tanti, proprio perché non avevamo una board e anche perché non avevamo niente che ci aumentasse minimamente il tutto. Quindi abbiamo danni dell'abilità infuse 7,5%, 7,5% e 7,5% più il 30% qui, più i danni non fisici in più e ancora danni dell'abilità infuse del 15% se i requisiti vengono rispettati. E noi li rispettiamo. Qui abbiamo ricompensa ultraterrena. Quando attacchi con un'abilità infusa ottieni il 20% di resistenza e il 20% di danni aggiuntivi per l'elemento dell'infusione. Ora le resistenze sappiamo che sono buggate, credo che non funzioni, però io volevo i danni aggiuntivi per l'elemento di infusione, quindi l'ho utilizzato. Ho seguito questa via per arrivare qui. Danni non fisici 20%, riduzione del tempo di recupero delle abilità di infusione abbiamo il 2,5% e ancora danni non fisici 10%. Poi ho messo questo glifo. Danni da fisico 55,4%. I danni fisici aumentano i danni che infligge ad un nemico dell'1% fino a un massimo del 10% per 15 secondi. Poi, ogni 5 punti di destrezza, appunto, abbiamo tutto questo bonus che ci dà. Quindi, naturalmente, ho dovuto inserire i 40 punti che venivano richiesti. E ho preferito salire di qua. Perché ho preferito non andare di qua? Perché qui abbiamo destrezza e cure per pozione. Ma qui abbiamo danni delle abilità infuse 30%, signori miei. Destrezza più 10%. E danno fisico 11,1%. E in più, ancora danni delle abilità infuse 15% se i requisiti vengono rispettati. E poi, a parte che abbiamo queste delle abilità infuse, che poi non sono andate a inserire tutte perché sto cercando di arrivare alla quinta, sì, alla quinta board, che vi annuncio che ancora non so come fare, però andrò a mettere questa.
giusto per darvi un piccolo spoiler, andrò a inserire questa qui, faremo un'anteprima, adesso non so come girarla perché non me la sono ancora studiata, ma vi dico che utilizzeremo questa perché vogliamo assolutamente cercare di prendere questo nodo leggendario. Probabilmente non andremo a prendere tutto, qui c'è tanta roba importante, signori miei, è tanto, infatti effettivamente vorrei andare a vedere qualcosina del tipo danni ai nemici vicini, riduzione danni dai nemici di vicini, danni critici e ancora danni critici, e danni ai nemici lontani più 15% e riduzione agli stessi, cioè sono tutte cose importantissime. Per esempio danni agli elite, e in più ci dà anche danni ancora agli elite se prendiamo tutto quello che ci sta dicendo. Quindi io devo studiarmi anche questa board e decidere come fare, perché vi dico che questa build è in continua evoluzione, quindi potrei anche decidere, annoiandomi, sapete che io ogni tanto mi vengono queste follie e incomincio a cambiare tutto, a provare a modificare la board delle trappole, giocare no trap e andare full il classico rogue che si nasconde e tira fuori magari tutte le bombe fumogene o quant'altro. Cioè sto cercando di studiarmi qualcosa per rendere insomma il tutto più divertente, per non annoiarmi mai, motivo per il quale vi dico testate, non copiate e basta, perché poi utilizzerete la vostra build per 50 anni e magari vi sarete anche annoiati, e non è questo quello che vogliamo. Allora, il funzionamento di questa build in realtà è molto molto semplice, però voglio un attimo e farvi vedere come funziona. Allora, di base bisogna sempre avere l'infusione attiva, quindi naturalmente andremo a mettere il nostro veleno. Io vi dico sempre, quando siamo in un fight contro un facciamo ad esempio un elite, conviene entrare sempre con il nostro amato e dico Shadow Step, perché lo stordiremo. Comunque generalmente funziona così: infusione, buttiamo la trappola di veleno, stordiamo tutti quelli attorno e incominciamo a spammare Twisting Blades. Guardate cosa succede, è un devasto totale. Chiaro, adesso siamo ad un livello seriamente molto easy per noi, perché è il livello del mondo 4, quindi è davvero molto semplice per noi tirarli giù, però è questo il funzionamento. Non dovete pensare che sia un qualcosa di estremamente complicato. Noi buttiamo sempre la nostra trappolina perché serve per darci una mano, non solo per quanto riguarda i danni, ma anche quelli che vengono ridotti, quindi sempre di trappolina. Poi Twisting Blades va utilizzata appena abbiamo la risorsa abbastanza carica, quindi in questo caso facciamo in questa maniera, la utilizziamo adesso proprio perché così possiamo sfruttare l'infusione che, di cui vi ho parlato prima. Poi quando non è totalmente carica non fa niente, cioè non state a preoccuparvi continuamente della cosa, però capite bene che andrete a fare molti più danni. Vedete quando procca il veleno e quando fa il danno in quella maniera, è perché si è attivata la diciamo l'altro albero delle abilità che ci permette di fare molto più danno, quindi raddoppia il danno da veleno. Quindi semplice, andiamo di infusione, trappolozzo, bomba per stordirli e raggelarli. Guardate il veleno già cosa, quanto danno sta facendo solo lui. Shadow Step sugli elite e scendono giù, che è una meraviglia. Infusione quando potete, questo ovviamente non avevamo tutto il danno da potergli scaricare addosso, però nonostante ciò è caduto abbastanza agilmente. Quindi questo è il funzionamento della build, ragazzi, né più e né meno, molto easy e soprattutto molto divertente. Io penso di avervi fatto vedere tutto, se dovessi aver dimenticato qualcosa fatemelo sapere nei commenti, vi risponderò e cercherò di farvi comprendere tutte quelle che sono magari le mie mancanze, se dovessi aver scordato appunto qualcosa. Colgo l'occasione, ragazzuoli miei, per ricordarvi che domani farò un video cui parlerò della live che verrà praticamente martedì, questo martedì che ci sarà alle 19. Domani invece ci sarà il video in cui spiegherò come funzionerà questo discorso della live su YouTube, e mi auguro che sarete in molti a vederlo, così che possiate prendere appuntamento e poterci finalmente vedere, in modo tale che potremo chiacchierare e discutere di tutto quelle che sono le novità che ci saranno in Diablo, e in più quello che andremo a fare specificatamente sarà giocare insieme. Quindi giocheremo con gli iscritti, ci saranno anche degli special guest, quindi signori miei io vi invito appunto a non perdervi questo video e soprattutto di non perdervi la live. Comunque, se questo episodio, anzi se questo video vi fosse piaciuto, lasciate
lasciate un like e iscrivetevi al canale. Troverete in descrizione tutte le playlist che potranno esservi utili. Ho fatto molti video sulla stagione, molti video sul Rogue, molti video in cui vi spiego le varie build. Basta andare sulla sezione video e cercare nel canale. Mettete, non lo so, build e troverete le varie build. Andate a cercare news e troverete le varie news. Quindi c'è tutto quello che vi serve per poter andare avanti non solo nella stagione, ma in generale per la comprensione del gioco e in questo caso specifico del Rogue. Vi ringrazio nuovamente e vi auguro una buona continuazione. Da Darkman è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!